Sì, buongiorno e ben ritrovati. È in corso in questo momento una vasta operazione antidroga della polizia di Partinico, colpita un'organizzazione dedita al traffico e lo spaccio di stupefacenti ramificata nelle province di Palermo e Trapani. 30 ordinanze cautelari nell'inchiesta partita dalla denuncia della madre di un consumatore di cocaina, coinvolta anche una ragazzina di 11 anni a cui lo zio spacciatore faceva contare i soldi sul posto. Il nostro inviato Ernesto Oliva. Arresti e perquisizioni sono state messe a segno sino a pochi minuti fa dalla polizia a Partinico al termine di un'indagine che ha individuato gruppi di spacciatori di cocaina in grado di rifornire clienti nelle province di Palermo e Trapani, da San Cipirello a Balestrate, sino a Gibellina e Mazzara del Vallo. Le ordinanze di custodia cautelare sono 30. L'inchiesta ha documentato 270 casi di spaccio della sostanza ed oltre 176.000 conversazioni telefoniche attivate per gli acquisti e le vendite delle dosi. Gli accertamenti hanno preso il via al commissariato di Partinico grazie alla denuncia della madre di uno degli acquirenti della cocaina. La polizia ha tra l'altro documentato uno sconcertante aspetto dell'attività degli spacciatori. Uno di loro, quasi fosse un gioco, aveva affidato la conta del denaro frutto della vendita della cocaina ad una nipote di appena 11 anni. Due degli arrestati sono indicati come i veri e propri promotori dell'organizzazione. Uno di loro nel 2013 si rese protagonista di una rapina a un gioielliere a Partinico. Un colpo fruttato 400.000 euro, nel corso del quale i rapinatori, uno dei quali rimase ferito da un colpo di pistola esploso dal commerciante, si presentarono in negozio indossando divise da finanzieri.